Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Oggi abbiamo un nuovo unboxing, lo vedete dal box, è un box particolare. Abbiamo un cervello sotto, secondo me, un po' fatto però a simile alle wings di alle ali del logo di Jordan. Abbiamo due fulminazzi sulla parte anteriore con sulla parte superiore con questo verde, la scritta è Jordan, Air Jordan, con il fulminazzo anche qua nel carattere di chi? Di J Balvin, esattamente, perché sono le Jordan 2 reinterpretate da J Balvin. Quindi dopo la collab sulle Jordan 1 non faceva troppo per me, era un po' troppo appariscente. Abbiamo la collab sulle Jordan 2, nuovo modello, nuova collab, nuova colorway, andiamo a vederla. Vedete la carta già che è particolare, abbiamo queste nuvolette con il logo Jordan e il logo di J Balvin che finiscono dietro la nuvoletta quasi a creare una tridimensionalità. Andiamo a vedere la scarpa, eccola qua in tutta la sua particolarità. Sbam ragazzi, nuvolose Marco, cosa dici? Nuvolose ci sta come termine, nuvolose. Ve le faccio vedere. Eccole qui, partiamo, abbiamo il top. Questa parte azzurra anteriore è in un, direi, ottimo nabuc. Lo vedete qua, è molto morbido e di ottima qualità. Eccole qua. Abbiamo queste cuciture sul top. Cerco di farvele vedere anche qui. Non so se rende l'idea, ma sono multicolor. Me l'aspettavo bianca, me l'aspettavo blu, multicolor non me l'aspettavo, ottimo tocco, molto in stile J Balvin, viste anche la sua prima realizzazione sulle Jordan 1, ci sta questo tocco e sono particolari e le apprezzi più da vicino che da lontano. Sono fighe, carine. Abbiamo poi quest'altro materiale sul top che dà questo effetto cuscinoso, questo top qua. È morbido, è imbottito, c'è questa imbottitura, la parte esterna è quasi plasticosa ma la parte interna è imbottita e dà ancora di più l'effetto nuvola alla scarpa, nuvola che ritroviamo ovviamente rappresentata anche sulla parte posteriore dove c'è il tallone, eccole qui, è bello questo blu più scuro, questa è plastica semi translucent che fa evidenza sotto delle nuvole, un cielo nuvoloso. Molto bello questo, appariscente, diciamo che è una delle peculiarità della scarpa. Qui dietro, assieme al logo Nike qua in alto, classico delle Jordan 2 che troviamo rappresentato anche qui, troviamo anche la smiley face con i fulmini, smiley face di J Balvin. Tutti i nostri lacci piatti e bianchi, le punte dei lacci vengono rosa, gli anellini dei lacci che sono in questo materiale plasticoso blu che va un po' a richiamare la parte qui posteriore. All'interno della scarpa l'imbottitura, ecco qua già avete visto un piccolo spoiler, l'imbottitura è tutta nuvolosa, molto molto spessa e nuvolosa, vedete qua. Cerco di farvi vedere anche sul tallone la scritta Air Jordan nei caratteri di J Balvin, appunto sulla soletta. Una delle principali particolarità della scarpa sta nella linguetta, vedete qua il nostro logo Air Jordan. Dietro abbiamo questo pulsante qua verde, eccolo qua, che se premuto va ad illuminare il nostro logo Air Jordan con questo effetto verde. Una seconda pressione dovrebbe creare una specie di pulsata, che adesso cerco di replicarvi, eccola qua. Vedete che una seconda pressione va a fare l'effetto pulsing qua del logo. È difficile da trovare a volte lo switch dietro posteriore e a volte invece magari lo schiacci per caso e ti si illumina. Non si può ricaricare, quindi a differenza di altre scarpe come le HyperAdapt o le Nike BB che si può ricaricare, qui non c'è nessun modo per ricaricare, quindi una volta esaurita la pila dovete tenervela così. La suola ragazzi, la midsole classica delle Jordan 2 e vedete qua sotto la outsole sempre azzurra ed è fluorescente, per cui si ricarica di giorno con la luce e di notte emette la fluorescenza, quindi scarpa vistosa di giorno sia per
vedete la colorway particolare che non passa inosservata, che subito attira l'attenzione, sia di giorno sempre anche per questo logo illuminato, ma soprattutto di notte perché oltre al logo illuminato nel buio abbiamo anche la suola fluorescente. Molto eye catching questa scarpa. Viene con un'alternativa di lacci che vediamo qui, è un'alternativa di laccio azzurro con le punte verde acqua che va a richiamare ovviamente la fluorescenza della suola e del logo quando viene acceso, e poi proprio un laccio verde acqua sempre con quel colore, con le punte dei lacci rosa. Cosa ne penso? È un po' troppo anche questo per me, un po' troppo, non so, un po' troppo nuvola, un po' troppo giocoso, non lo so, sicuramente un po' più accettabile dal mio punto di vista, maggiormente accettabile della Jordan 1 che aveva fatto in collaborazione con J Balvin, che quella era veramente tanto sparaflesciante, questa un po' meno, un po' più sobria, è comunque molto eccentrica, è un po' troppo per me come detto, quindi non penso che terrò questa scarpa. Il prezzo di retail è di 300 euro, resella più o meno alla stessa cifra, quindi se vi interessa avete la possibilità di prenderla più o meno alla stessa cifra, sempre a resell. Come size andate sulla vostra taglia, se avete mai indossato le Jordan 2 più o meno sapete che vestono true to size. Vi lasciamo un fit review così vedete come calzano, però prima voglio la tua opinione, Marco, cosa ne pensi? Tu le metteresti così nuvolose? Io no, è proprio la nuvola che toglierei, perché per il resto non mi dispiacciono. Sono abbastanza sobrie, la cucitura è bella, sì. Ha un tocco un po'... Il nabuc è molto figo, tra l'altro, è un buon nabuc, devo dire. Non ti piace, un po', ma non lo so, è un po' troppo giocosa come scarpa. Ci sta, capisco il concept, non fa per me. Semplicemente non fa per me. Vogliamo la vostra opinione qui sotto, ragazzi. Cosa ne pensate? Chi di voi l'ha presa? La proverete a prendere a resell? Fatemi sapere. E ci vediamo alla prossima, ma prima l'on fit review. Ciao ragazzi. Ciao.